Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei parlare di un nuovo sito in cui ho provato a fare un acquisto beauty. E questo sito si chiama Parfum Dreams e l'ho scoperto perché stavo cercando, non so perché mi è venuta la fissa di avere un prodotto che tutti hanno, straconosciuto, strafamoso. Negli anni, insomma, è stato considerato uno dei prodotti migliori per la sua categoria, se non forse il primo a inventare una cosa simile. Quindi adesso viene un po' copiato da tutti. E sto parlando di questo prodotto che io non so assolutamente pronunciare, Yves Saint Laurent Touche Éclat, Touche Éclat, credo che sia. Illuminante e correttore, insomma, osannato da tutti. Io ho preso la colorazione numero 2, che mi sembra fosse quella più rosata, avorio, era avorio rosa, e finalmente l'ho comprato. Insomma, mi sono messa a guardare, insomma, ho messo Yves Saint Laurent come diciamo parole di ricerca su Google. È comparso questo in tutti i siti, insomma, c'erano tutti i siti che lo vendevano e il secondo miglior prezzo era su Parfum Dreams, adesso non mi ricordo più. Quindi su Parfum Dreams era il secondo miglior prezzo, il miglior prezzo in assoluto era su, insomma, circa 1 euro meno di questo. Era su un altro sito, ma gli altri prodotti che ho voluto comprare non esistevano e comunque avevano un prezzo stratosfericamente più alto. Così ho colto la palla al balzo e ho fatto questo primo acquisto. L'ordine è arrivato in una settimana. Credevo arrivasse dall'Italia, invece arriva dalla Germania. E ho comprato appunto questo prodotto. Per curiosità ho iniziato a guardare i prodotti in offerta o quei prodotti a cui ero interessata, ma che comunque costano tantissimo, e mi sono lasciata conquistare da, insomma, non riesco dall'emozione, è il pacchetto appena arrivato e c'era, per un amante di profumi come me, a un prezzo davvero esiguo. Questo cofretto della Moschino. Allora, io amo i prodotti della Moschino. Tutti i profumi loro, allora, mi sono sempre piaciuti tutti loro, ovviamente il mio preferito in assoluto è il Cheap and Chic originale. Ne ho comprati diversi di Cheap and Chic negli anni e ho tenuto le varie taglie e i vari colori. Ecco, questo è più proprio da collezionista. Ho voluto prendere, probabilmente non credo neanche che lo aprirò, non so neanche se lo aprirò mai. Lo volevo proprio da esposizione insieme agli altri, appena troverò il luogo ideale per farlo, per esporli. Mi faceva impazzire. Allora, questo profumo in realtà ce l'ho, ma probabilmente ho il Toy originale, non il Toy 2, e non mi entusiasma, ma comunque ne parlerò in un video. Gli altri no, ma sono bellissimi. Cioè, quando sono usciti ho detto: ma si potrà inventare una cosa così? Cioè, è proprio bello. Ho detto, mi chiedo: ma si può inventare un profumo con questa forma? Cioè, non è un'invenzione, però, cioè, non è che dici chissà che genio, però in realtà qualcuno ci ha pensato, cioè qualcuno ha avuto l'illuminazione di dire: ma perché no? Cioè, poteva farlo chiunque, l'hanno fatto loro. Insomma, è bellissimo. È bellissima, quindi. Già questo mi aveva conquistata e ho trovato il prodotto a un prezzo basso e naviga che naviga ho trovato un fondotinta in polvere, fondotinta in compatto, il fondotinta compatto della Sensei.
scontato, mi sembra. No, no, scontato no. Ho avuto lo sconto perché avevo 15% di sconto sul primo ordine, essendomi iscritta al sito. Quindi ho usato quello. Adesso mi sembra. Anzi, andiamo a controllare. Va bene, mi hanno fatto uno sconto, ma non mi ricordo, insomma, se l'hanno fatto su tutto o no. Il 15% sì, qualsiasi sia stata la spesa, anche se erano già dei prodotti scontati. E ho trovato questo fondotinta della Sensei, in realtà è il refill, che ero curiosa di provare un prodotto della Sensei, posso dirlo. Quindi abbiamo il refill della Sensei, che è lo stesso colore avorio di Saint Laurent, della Touche Eclat. E quindi il refill è questo, insomma lo dava per tutte le pelli. Io poi, curiosa, ho comprato apposta il pennello per questi fondotinta. Ah, che figata, c'è dietro la colla. Dietro la colla, così non cade, bellissima sta idea. E adesso togliamola dalle dita perché non va proprio bene. La vendevano, accidenti, c'era scritto che era data col pennellino, mi sembra, accidenti, boh, c'era scritto che veniva data col pennellino, ma non c'è. E io nel mentre ho preso anche il compact case, quindi ho comprato il Sensei Total Finish fattore di protezione 10, ma ovviamente non facciamo affidamento alla fattore di protezione dei trucchi, e il case per il fondotinta con sulla scritta Sensei, case bellissimo, nero, elegante. Ecco, ci ho già lasciato le mie ditate, ovviamente, e forse riesco ad aprirlo. Beh. E dov'è che si apre? Qui. Beh. No, non si apre. Aiuto. Non riesco ad aprirlo. Il case è questo, con la spugnettina mezzaluna e un bello specchietto per i ritocchi, quindi la spugnetta da ritocco, questa. Quindi la spugnetta da ritocco e va bene. Cosa bellissima che ho appena notato, vedete, ci sono i buchi per far respirare la spugnetta. Bellissimo, bellissimo, devo dire. E così mettiamo il suo nel... Ero curiosa, costava poco e ho deciso di comprare il fondotinta della Sensei. Cioè, insomma, costava quanto tutti gli altri fondotinta di buona marca che si possono trovare. Costi 30 euro, l'ho pagato. Con lo sconto l'ho pagato sui meno di 30 euro. Allora... E poi, scontaccia, in un senso 33 euro, non ci credevo, ho trovato questa, una lotion idratante, step 2, infatti è scritto lotion 2, lo step, della Sensei. Sensei Cellular Performance Lotion 2 idratante, ed era un trattamento totale anti-età. Lozione che infonde profonda idratazione alla pelle, preparandola per i trattamenti successivi, per pelli da normali a secche e molto secche. E questa, quindi non la apro, la userò quest'inverno. Adesso non avrebbe senso. Io in inverno uso molto le lotion dovevo provare una crema della Sensei, soprattutto a un buon prezzo. Ecco, a 33 euro della Sensei non ho trovato niente. È una mist, quindi so che la vado a usare, perché non è una mist, è una lotion, quindi la vado sicuramente a utilizzare come step di idratazione. Io in inverno le faccio tutte e tre le step di idratazione, anche in estate, ma in questi giorni sono un po' più pigra, quindi sto usando solo la crema, una crema leggerissima. E quindi sono orgogliosa di aver trovato questo prodotto a un prezzo così basso. In più ho aggiunto il 15% di sconto.
Benissimo, il sito mi ha lasciato dei campioncini, non mi ricordo se me li aveva fatti scegliere o se invece me li ha mandati di propria iniziativa, ma in questo momento non ricordo, e ho scelto e mi è arrivato Cool Water di Davidoff, Wave, per la donna. Profumo che non ho mai sentito, ma a me non piace Cool Water, ma non ce l'ho nella mia collezione di campioncini e quindi rimane lì molto felicemente. No, devo solo cercare, continua a uscire e non riesco a, ma non so, provate questo sito perché davvero ho visto degli ottimi prezzi, ho visto proprio degli ottimi prezzi. Poi mi ha mandato della Blue Therapy, quindi crema della Biotherm. La Blue Therapy per tutti i tipi di pelle e al collagene, peptidi, red alga, quindi estratto di alga rossa e i peptidi e parti di, insomma, più collagene, collagen peptide fraction. Quindi questa cremina della Biotherm, che io ovviamente adoro, cioè io adoro la Biotherm ovviamente. Poi mi è arrivata della Shiseido concentrato attivatore energizzante. E poi so che mi è arrivato qualcosina, ma non lo trovo, no, forse niente. Niente, non lo sono arrivati, no, sono arrivati solo questi tre campioncini. Solo, allora, Shiseido, ovviamente io sto radunando tutti i campioncini che mi arrivano dalla Shiseido, quando sono gli stessi li unirò nello stesso scatolino e poi li uso, perché mi dà un po' fastidio a volte usare le size, sono un po' scomode, anche perché poi è un po' difficile farsi un'idea del prodotto quando si usa solo un size di 1,5 ml, anche se mi dura due giorni. Mi dura 2-3 giorni, non riesco a farmi una grande idea. Visto che ho diversi campioncini della Shiseido, cosa farò? Unisco lo stesso genere, unisco la stessa marca in uno dei miei piccoli pot che tengo sempre a disposizione, in modo da avere un utilizzo superiore e capire un po' e farmi una piccola idea. Questa è una cosa che però faccio quando viaggio, perché non tendo comunque a utilizzare per almeno un mese e mezzo la stessa crema, quindi non è un discorso che riesco a fare durante l'anno, cioè devo proprio rimanere senza creme ed è una cosa impossibile, impossibile, soprattutto con le beauty box di Look Fantastic, dove ce n'è sempre una adatta al periodo che si può usare. E niente, questo è stato il mio acquisto a sorpresa, il mio acquisto di lusso. Posso chiamarlo acquisto di lusso, e a un ottimo prezzo, ecco. E niente, vi farò sapere cosa ne penso. grazie mille per essere stati qui con me anche oggi. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi fatto scoprire un sito che magari non conoscevate, e fatemi sapere anche voi come vi trovate con questi prezzi. Buona serata. Da Silvia.